posto dove avviene una parte, diciamo, creativa sul piano teorico. E questo è invece l'ufficio mio di Viviana. Qui è dove avviene la parte pratica della lavorazione, quindi dove facciamo i montaggi e dove Viviana elabora le lavorazioni in grafica. Sono napoletano, nato proprio al centro di Napoli, al Vomero, lo stesso quartiere di Sorrentino, giusto per fare un commento che magari non c'entra. Io invece sono nata e cresciuta qui a Frosinone, quindi sono io la responsabile del suo trasferimento in ciociaria. Sulla parchettura mi sono arrivata in scenografia. Negli anni ci è capitato di fare tanti tipi di lavori, un po' perché la ricerca è continua e c'è sempre bisogno di sperimentarsi e provarsi su strade diverse per capire. Abbiamo cominciato con quella telecamera, comprata in quel modo, e poi quella telecamera ci ha permesso poi di continuare di pagare intanto e di continuare ad acquistare tutto il resto. Nella provincia ancora c'è un po' l'idea, comunque la struttura familiare è molto forte. Uno dei motivi per cui ce l'abbiamo fatta è anche grazie al fatto che avevamo comunque una struttura familiare alle spalle. È stato bello però a distanza di 3-4 anni, in un momento in cui ci trovavamo veramente in grosse difficoltà economiche. Io mi ricordo una telefonata con mia madre dove dicevo: guarda, io mi sa che devo trovarmi un altro lavoro, devo magari, non lo so, rimando il curriculum a Windows, comunque vediamo un attimo che cosa devo fare perché così non si riesce ad andare avanti. Poi la cosa che è successa è che in Italia, con dei tempi un po' più lunghi rispetto a quello che ci aspettavamo, però ci ha risposto e ci hanno voluto incontrare per farci un colloquio, dopodiché ci hanno concesso il finanziamento. Acquistare delle attrezzature che ci saremmo potuti permettere, o comunque non in quel momento sicuramente. Allora, il sospetto è stata una lavorazione strana, per la verità. Si sa solo che è stato un uomo tutto vestito di jeans. Mia madre non lo sa. Io sì. Avevamo la possibilità, una bella sceneggiatura in mano, veramente una bella sceneggiatura in mano, che avevamo dato al Massimo Rapporto da leggere. E lui si è letta la sceneggiatura e ha chiamato il regista 2 giorni dopo, dice: guarda, è bellissima, sì, lo voglio fare, mi fa piacere, così. Questo è stato probabilmente il primo vero lavoro cinematografico di un certo livello che abbiamo realizzato. Il concetto è: si può comprare un destino, ma non si può eliminare un sospetto. Margherita è un progetto che è nato a novembre, in effetti, del 2012. E l'interesse del regista era quello di raccontare una storia che parlasse di Rom, fondamentalmente. Progetto che ci stanno tantissime soddisfazioni. In soli 7 mesi di distribuzione, al momento abbiamo già 80 finali e più di 30 premi. Il nuovo arrivo in questa sede adesso è Vargo, cioè la nuova società che abbiamo aperto da poco, da pochissimo. E si occuperà della tutta la parte cinematografica di cui finora si è occupata anche Imago. E poi lei è il nostro progetto per il futuro più importante, ovviamente. Nasce qui dentro. Nasce già protagonista. Con lei si conferma il fatto che non possiamo scindere la vita professionale dalla vita personale.